Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. È appena arrivata la nuovissima tastiera di Native Instruments Controller, il Complete S49 Mark II. Apriamo la scatola ed estraiamo il controller. Come vediamo è protetto da tre bande in gomma, una delle quali contiene anche il cavo USB per l'alimentazione. La tastiera è protetta da una pellicola di polietilene. Un secondo strato di polistirolo protegge i tasti dalla possibilità di essere premuti durante il trasporto e vediamo subito il tipo di connessione. Abbiamo la porta USB, gli ingressi per i pedali, le due porte MIDI e una porta per l'alimentazione, che ricordiamo non è necessaria. Infatti nel controller S49 l'alimentatore non è incluso nella confezione. I tasti sono retroilluminati, come anche quelli del Machine MK3. Troviamo i due grandi schermi ereditati anch'essi dal Machine Studio e il potenziometro joystick, i controlli di pitch wheel e la sostituzione, in questo caso rispetto alla Mark I, dei LED che si trovano sulla tastiera. Abbiamo ovviamente a disposizione tutti i controlli relativi ai plugin NKS che sono compatibili con questo tipo di controllers. Vedremo nei prossimi tutorial come utilizzarli nei nostri arrangiamenti. Il controller funziona anche da transport. All'interno troviamo ovviamente la cartolina di registrazione con il numero seriale, che ci darà accesso non soltanto al software di installazione, ma anche a una libreria selezionata di plugin e suoni scaricabili sempre dal nostro account di Native Instruments. La tastiera si presenta solida, i tasti hanno un touch responsive comodo e solido rispetto ai normali controller di questa fascia di prezzo. La tastiera è lunga circa 84 cm, in questo caso la mia scelta è stata dettata proprio dallo spazio disponibile sul mio desk. L'S49 sfrutta tutta la sua potenza, ovviamente, in combinazione con il Complete Ultimate. Funziona anche come controller MIDI. Una volta impostato il sistema di controller, possiamo associarla anche a qualunque altro tipo di applicazione MIDI. Nei prossimi video vedremo come utilizzarla al meglio all'interno del nostro workflow con Studio One Pro e con Machine MK3. Ovviamente il tutto collegato al Complete Ultimate. Spero che questa anteprima vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!